a tutti in un nuovo video della carriera allenatore con il Bari. Sono rimaste 3 partite di campionato più la finale di Champions. Andiamo a vedere il calendario. Il calendario dice Fiorentina a Firenze, Roma a Roma e giocheremo l'ultima gara in casa al San Nicola, quindi 2 gare in trasferta, quindi sarà veramente dura prendere lo scudetto. Vediamo un po' il Milan contro chi giocherà. Il Milan giocherà contro l'Hellas fuori casa. Però poi avrà la partita contro la Juve, quindi c'è uno scontro diretto, buono per noi. Dopodiché giocherà contro l'Empoli. Ovviamente la partita sarà facilissima, noi cercheremo di chiudere il conto qui contro la Roma. Andiamo subito quindi a fare la conferenza stampa. Motiviamo i nostri ragazzi per la gara contro la Fiorentina, da assolutamente da non sbagliare. Contro la Fiorentina giochiamo ovviamente con i giocatori che hanno riposato contro il Bayern di Monaco, ovvero Meret in porta, Sabelli, Sar, Boscagli, Padoin, Gaudino, Gazzi, Beltrame, Musonda, Galano alle spalle di Rashford, unica punta. Andiamo al match. Dall'Artemio Franchi di Firenze, Fiorentina Bari. Buon pomeriggio a tutti per questa terz'ultima gara del campionato di Serie A. Attenzione a Kalinic che recupera un ottimo pallone. Borca Valero la fa scorrere e Meret con calma la tiene e poi fa subito ripartire. Brutto fallo di Rashford. Bruttissimo. C'è il rosso per Rashford. Come buttare un campionato di Serie A. Marcus Rashford. Marcos Alonso dentro. Gazzi. Così così. Poi il pallone non viene spazzato. Bernardeschi. Ancora Diakaté. Che prova Meret. Kalinic. Traversa. Non si capisce nulla. Poi la palla rimane lì. E Meret se la trova in braccio con calma. Pallone lungo per Musonda. Musonda prova a sfidare il suo diretto avversario e lo salta. Musonda salta 2 avversari. Musonda dà il rigore. Prova il destro sul fondo di un soffio. Charlie Musonda. Mamma mia quanto corre Marcos Alonso. Affalcate verso l'area di rigore del Bari. Non sa che fare Alonso. Prova il destro sul fondo anche lui, come Musonda. Marcos Alonso come un treno. Marcos Alonso come un treno si ferma. Il pallone è messo a disposizione per Diakaté, attenzione a Gonzalo, tutti in avanti ora. Quelli della Fiorentina, eccolo lì il gol di Gomez. Mario Gomez appena entrato, purga lui. E la Fiorentina è in vantaggio all'80esimo. Si complicano le cose per il Bari adesso. Attenzione a Galano che può andare. Velocissimo Galano, però altrettanto veloce il suo diretto avversario. Pallone dentro, Tatarugianu. Poi la palla rimane fuori per Gaudino, che prova il destro, pallone che sfiora il palo e va sul fondo all'88esimo, è finita. Forse l'ultima offensiva del Bari con Galano. Pallone messo per Ribeiro, palo esterno, devi morire Ribeiro, stanotte devi morire. Finisce qui la gara. La Fiorentina batte il Bari 1-0 a Firenze. Andiamo a vedere cosa ha fatto il Milan. Incredibile. Dobbiamo soffrire fino alla fine, perché in caso di vittoria del Milan andiamo a pari punti con i rossoneri. Per fortuna che il Milan ancora una volta perde anche lui contro l'Hellas. Incredibile. Un campionato apertissimo, perché adesso è in lotta anche la Juventus, che proprio nel prossimo incontro affronterà gli uomini di Christian Brocchi. Andiamo a fare gli allenamenti prima della gara contro la Roma. Ci riprende una B, Rashford una C, Gaudino una C, Donnarumma una B e Sar una D. Contro la Roma giochiamo con la formazione tipo Donnarumma, Murru, Bonucci, Ranocchia, Kimbo, Oxford, Loftus-Cheek, Montolivo, Bergwijn, Cassano e Boateng. Dallo Stadio Olimpico di Roma, Roma-Bari. Forse la partita decisiva per lo scudetto. Attenzione a Dzeko, Donnarumma, palla che è arrivata a Dzeko così per caso. C'era Cassano che l'ha recuperata. Cassano per Boateng.
Boateng aspetta l'avanzata di Montolivo, del nostro capitano. Montolivo rientra. Montolivo fa secco tutti e prova il destro Sporuschi. Se la ritrova in mezzo alle gambe, però la. Bellissimo il pallone di Bergwijn per Murru. Murru la mette dentro per Cassano, palo Sporuschi. E poi c'è il gol di Boateng, che porta in vantaggio il Bari al 60esimo. Rivediamolo, grandissimo cross di Murru, Cassano di testa, la palla rimane lì, sbatte sulla testa di Sporuschi e poi Boateng, sempre con la testa, la mette dentro ed è un gol importantissimo. Attenzione a Salah, anzi no, è Van Kerr, Donnarumma. Boateng prova a puntare per queste ultime azioni, attenzione, finisce qui la gara. Il Bari vince 1-0 contro la Roma. E non so se il Bari ha vinto lo scudetto, qui festeggiano tutti. Non sappiamo però il risultato della gara del Milan contro la Juve. E la Juventus ha vinto 1-0 contro il Milan e quindi il Bari è matematicamente campione d'Italia. Ora la Juve è al secondo posto. Però il Bari ha 4 lunghezze dalla Juve, quindi è matematicamente campione d'Italia. Allenamenti fatti in vista dell'ultima gara di campionato. Rashford prende una B, Giallo con una C, Bergwijn sale a 78 e prende una B. Donnarumma una D e Murru sale a 76 e prende una C. Dato che il campionato è già in archivio e c'è una finale di Champions League da giocare, io simulo la partita contro il Cagliari. E poi andiamo subito a giocarci in questo episodio la finale di Champions League. Quindi Bari-Cagliari, giochiamo con Meret, Sabelli, Barba, Boscagli, Padoin, Gazzi, Gaudino, Galano, Beltrame, Ribeiro, Jalob. E al 18esimo ancora 0-0. Non succede nulla, a meno che al 37esimo venga ammonito Gazzi, entra Rashford e va in vantaggio il Cagliari con Marzorati. Mancano poco più di 20 minuti. Fossati viene ammonito e la partita finisce qui col pareggio di Ribeiro all'89esimo, quindi Bari 1, Cagliari 1. 20 milioni di euro per la conquista di questo scudetto. Andiamo a fare gli allenamenti. Prima della partita importantissima, la partita della vita, la finale di Champions. Meret prende una A, Donnarumma una D, Kimbo una B, Murru una D, Boscagli una D. Siamo giunti alla conferenza stampa di Bari Manchester United. Noi andiamo a motivare i nostri ragazzi per la partita importantissima, la partita della vita contro lo United. Contro lo United scendiamo in campo con i migliori 11, con Donnarumma, Murru, Bonucci, Ranocchia, Kimbo, Oxford a fare da diga davanti alla difesa, al suo fianco Montolivo e Ruben Loftus-Cheek, come falso 9 Fantantonio Cassano, a sinistra il motorino Steven Bergwijn, a destra il treno Boateng. Andiamo al match. Buonasera a tutti, ci siamo arrivati alla gara decisiva della stagione di questi 3 anni del Bari, che sono stati 3 anni fantastici, sempre e solo nelle parti alte della classifica, nelle parti alte che contano, e qui veramente può scrivere la storia. Questo è il cammino del Bari, ha eliminato prima l'Atletico di Madrid, poi il Paris Saint-Germain, poi il Bayern di Monaco, adesso ha di fronte il Manchester United. I Red Devils per questa finale di Champions dallo stadio Bernabéu di Madrid, Bari, Manchester United, la finale di Champions League. Attenzione a Boateng che recupera un altro pallone. Poi Bergwijn, De Gea. Paratissima di De Gea e pallone in calcio d'angolo. Cassano prova a metterla dentro. Con calma Marcos Rojo, per Loftus-Cheek non c'è fallo, prova il destro, pallone deviato, ancora calcio d'angolo.
Cassano la ributta dentro, Bergwijn, la palla rimane lì, Oxford come un rapace la mette dentro per l'1-0 del Bari in finale di Champions League. Rhys Oxford, forse autogol, rivediamolo, forse tocca col ginocchio Oxford, forse autogol, non lo so, vediamo un po' a chi ha segnato il gol. Esulta Oxford, a me poco interessa. Viene assegnato il gol a Rhys Oxford. Al quinto minuto il Bari in vantaggio. Partenza stratosferica degli uomini di Juan Mata. Schmeichsteiger la mette per Darmian. Rooney, attenzione al tacco di Cavani. Non c'è fallo, si prosegue per il vantaggio. Darmian prova il destro, poi Donnarumma, la palla rimane lì e Schneider in a porta vuota la mette sul fondo. Prova ad entrare, attenzione a Depay. Depay la mette fuori e Donnarumma, paratone eccezionale. Poi Ranocchia dove la va? Dove la mette? Ranocchia traversa, incredibile! Clamorosa traversa del Manchester. Calcio d'angolo, Cassano la mette dentro, Degea con un pugno. Poi Kimbo all'arrembaggio in curva del Bari. Poi Thiago Alcantara per Wayne Rooney che la butta in avanti. Splendido il pallone per Bale contro Donnarumma, lo ipnotizza forse Donnarumma e poi Muro la spazza, prova il destro, la palla rimane lì e Donnarumma compie un miracolo incredibile. Gianluigi Donnarumma, non so se la regia ce lo fa rivedere, eccolo lì, col petto la mette in calcio d'angolo. Ora attacco totale per il Manchester United, tutti dentro, pallone per Cavani sul fondo. È entrato anche Juan Mata. Attenzione a Bale, Bonucci. Poi Musonda. Poi il pallone dentro per Cherry che ci arriva e allarga intelligentemente. Dall'altra parte per Boateng che come un cretino non va sulla bandierina. E Kimbo fa una chiusura incredibile. 92esimo, manca pochissimo. Manca pochissimo. Manca pochissimo alla fine di questo traguardo incredibile per il Bari. Come ogni traguardo però bisogna non finire fino alla fine. Attenzione a Martial, entra dentro, pallone messo dentro, Donnarumma la tiene lui e fa scorrere quei secondi che restano per far diventare il Bari campione d'Europa battendo il Manchester United. Il Bari vince la sua prima Champions della storia, inquadrati tutti i giocatori che festeggiano all'interno del terreno di gioco, incredibile. Alcuni di loro non hanno nemmeno sentito la musica della Champions, per questa è la prima volta. E ora proprio lui, Leonardo Bonucci, che aveva sfiorato il sogno con la Juventus nel 2015, battuto dal Barcellona, alzerà la coppa al cielo. La coppa dalle grandi orecchie, come la chiamano. Tutti fermi, perché Bonucci la alza al cielo e il Bari, lo dico di nuovo, è campione d'Europa. Ci hanno dato altri 15 milioni di euro. Andiamo a vedere il budget del Bari, che è veramente stratosferico adesso. Abbiamo praticamente 57 milioni di euro e 300.000 euro di stipendi. Veramente tantissimo per questo Bari. Quindi io ovviamente continuerò nella prossima stagione, farò degli acquisti stratosferici perché abbiamo tutti questi soldi e dobbiamo assolutamente spenderli. Chiederò forse altri soldi alla società. E quindi per questo episodio è tutto, io nella prossima stagione cercherò, tenterò di fare il triplete per poi terminare l'avventura col Bari. Magari datemi qualche consiglio su con quale squadra magari intraprendere una nuova avventura e riniziare una stagione allenatore. Per questo video è tutto, noi ci vediamo domani per un nuovo episodio.